Ciao a tutti, oggi discuteremo l'imprinting genomico. È l'argomento per me assolutamente che mi ha dato più problemi, ma anche qui cercherò di renderlo il più semplice possibile. E prima di incominciare ci tenevo soltanto 2 minuti a darvi un'idea, della branca di studi sotto il quale troviamo appunto l'imprinting. E questa branca di studi è l'epigenetica. L'epigenetica principalmente che cos'è? L'epigenetica va a studiare tutto quell'insieme di modificazioni che avvengono su ciò che sta sopra il nostro DNA. E ciò che sta sopra il nostro DNA in questo caso sono per esempio le proteine istoniche. E queste proteine possono essere modificate e la loro modificazione porta ad un rimodellamento della cromatina con aperture, chiusure e quindi con possibilità di trascrivere e di tradurre particolari geni che ci possono essere utili. O nel momento in cui, per esempio, stiamo studiando, la cura per un tumore, ci possono essere dei tumori la cui cura risiede nell'epigenetica, quindi magari nella chiusura di alcune regioni in cui ci sono geni iperattivati. E ancora, questa epigenetica è quella branca che va a studiare anche lì le malattie che derivano comunque da tutto ciò che è esterno a noi, come per esempio da uno stile di vita non sano, dal fatto di avere un'alimentazione povera o di vivere in ambienti particolarmente stressanti, anche a livello familiare, quindi aver avuto particolari traumi. E tutto ciò va in un certo senso a depositarsi sul nostro DNA, quindi andando a modificare alla fine alcuni aspetti del nostro genoma che possono portarci a particolari malattie. E l'imprinting è proprio una di queste modifiche ed è l'unica che rimane ed è una di quelle modifiche indispensabili che vedremo più in avanti, appunto, non faccio tutti gli spoiler adesso perché poi ne parlo tutto bene, ma diciamo sono quelle modifiche che avvengono come metilazioni sulle citosine, che sono appunto dei nucleotidi che troviamo a livello del DNA. Detto ciò, incominciamo ad entrare più nel dettaglio. Ok, quindi diciamo subito che l'imprinting non modifica il DNA, ma va ad effettuare altre modifiche che mano a mano vedremo. Successivamente, una seconda cosa che si può dire è che noi abbiamo circa 100 geni imprinted nel nostro genoma e mano a mano vedremo a cosa servono. Quindi per ora sono soltanto delle informazioni generali. Normalmente abbiamo un'espressione biallelica, quindi se prendo in considerazione due cromosomi omologhi, quindi per esempio una coppia di 1, 1 ed 1, questi conterranno dei geni il cui interno troveremo gli alleli che verranno appunto trascritti e tradotti. Nella maggior parte dei casi questi qua sono biallelici, ma nel caso dell'imprinting si va a prendere soltanto un allele di uno di questi due cromosomi, quindi monoallelico. A cosa ci serviranno? A cosa ci serviranno questi geni dell'imprinting? Principalmente saranno fondamentali per lo sviluppo e il differenziamento. Già diciamo durante la gestazione intrauterina, quindi durante una gravidanza. Perfetto, per incominciare a capire effettivamente qual è la funzione di questi geni imprinted, si sono fatti degli esperimenti su dei topolini. Principalmente quello che veniva fatto era cercare di mimare, in un certo senso, la partenogenesi che è possibile vedere in altre specie animali. Prendiamo in considerazione le api, ok? Un'ape, noi sappiamo che l'ape regina, che ha un assetto diploide, può decidere di dar vita al fuco, fuco maschio, quindi qua abbiamo ape regina, quindi femmina, al fuco maschio, ok? Quindi mettiamo qua maschio.
è la particolarità? È che questo fuco avrà aspetto aploide, quindi avrà la metà dei cromosomi che possiede la peregina. E questo è un esempio di partenogenesi. Ora, quello che succede è che nel momento in cui c'è bisogno che la peregina si riproduca, quello che succede è che il fuco rilascia appunto uno dei suoi gameti, la peregina rilascia la cellula uovo e si va a riformare appunto una peregina. Quindi qua avremo il gamete del fuco che incontrerà il gamete della peregina e si ritornerà ad un assetto diploide. Ok, tuttavia, quello che si è visto nel momento in cui si è cercata di mimare questa situazione nei topolini che diciamo hanno geneticamente parlando un assetto simile al nostro umano, quello che si è visto, e cancello per farci spazio, quello che si è visto è che si sono provati due casi, quindi metto qua. Caso numero uno, il cosiddetto zigote gino genetico. E qui accanto metto il caso 2, il cosiddetto zigote androgenetico. Quello che hanno fatto principalmente è stato prendere la cellula uovo e fare in modo che questa replichi il suo contenuto di DNA in modo da diventare diploide, come se non avesse bisogno effettivamente del gamete maschile. E quello che si è visto, quindi cercando di effettuare questa partenogenesi, quindi senza bisogno di effettuare una riproduzione sessuata, quello che si è visto è che, diciamo, il feto si stava sviluppando, tuttavia, quindi faccio finta che questo sia un feto, si stava sviluppando, tuttavia qui c'era la mancanza degli annessi embrionali. Ok? Quindi, feto inizialmente si sviluppa, ma abbiamo una mancanza degli annessi embrionali. E questo a cosa mi porta? Questo alla fine mi porta al non svilupparsi. Nel momento in cui hanno provato a mimare la situazione invece con il pronucleo solo maschile, che viene anche in questo caso duplicato, quello che si è ottenuto invece era un insieme degli annessi, tuttavia con un feto non sviluppato. E quindi qui abbiamo la mancanza dello sviluppo del feto, tuttavia c'è lo sviluppo degli annessi embrionali. E cosa è successo? Qua, da questa condizione, quindi va a mancare il feto, da questa condizione si è capito che effettivamente non possiamo effettuare una partenogenesi, noi esseri umani. Potenzialmente si potrebbe, ma non andrebbe avanti. Anzi, in diversi casi, per esempio nel zigote ginogenetico, si ottengono i cosiddetti teratomi, che sono delle masse tumorali indistinte, e quindi successivamente si arriva appunto all'aborto. E quindi questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che noi abbiamo bisogno sia dell'assetto paterno sia dell'assetto materno. Perché? Perché al loro interno ci saranno dei geni imprinted, la cui espressione sarà fondamentale per lo sviluppo. In questo caso, diciamo che qua conteniamo soltanto i geni materni. E la funzione dei geni materni qual è? La funzione dei geni materni è quella là di preservare la fisiologia e quindi la vita della donna interessata. Quindi cerca di non far sviluppare gli annessi embrionali, perché richiederebbero un certo sforzo comunque alla madre. E comunque stiamo parlando della placenta, che è una sottospecie di tumore controllato, perché normalmente non è un organo che possediamo. Invece, al contrario,
nello zigote androgenetico, quello che si è visto invece è che abbiamo non lo sviluppo del feto in questo caso, ma diciamo i geni contenuti, i cromosomi soltanto maschili, tendono ad essere a favore del feto e quindi contro, diciamo, la donna alla formazione invece di questi annessi come la placenta, quindi formazione annessi embrionali. Tuttavia, né in un caso né nell'altro la gravidanza poteva andare avanti e questo ci indicava che c'era bisogno effettivamente di entrambi gli assetti per la presenza di questi particolari geni che sono imprinted, il cui equilibrio porta ad un giusto sviluppo. Ora, vediamo un esempio classico di geni imprinted per capire e vediamo sempre l'esempio dei topi murini. Ok? Questi toporini cos'hanno? Facciamo così. Questi toporini sul cromosoma, quindi in realtà è sul braccio P, ma facciamo finta che questo sia soltanto il braccio P. Cos'hanno? Sul braccio P presentano in una regione vicini due geni che sono, facciamo qua di questo colore, abbiamo il gene H19 e abbiamo il gene IGF2, anche qua H19 e IGF2. Ora, per renderlo più comprensibile, faccio questo di un altro colore. Lo faccio di rosso. H19, IGF2. Ok, allora, questo qua è il cromosoma 11 materno, mentre questo qua è il cromosoma 11 paterno. E quello che si è visto è che questi geni sono appunto vicini. E i rispettivi alleli, quindi quello che si è visto è che nel materno si esprime l'H19, mentre l'IGF2 è silenziato. Ok? Quindi in questo caso si dice cosa? Si dice che abbiamo l'espressione materna di H19, materna per H19, tuttavia abbiamo un imprinting paterno. Paterno. Il materno è questo, mentre il paterno è questo. Dico che abbiamo un imprinting paterno perché in realtà l'allele del gene IGF2 è un allele strettamente attivo e presente solo nel paterno, nel cromosoma paterno. Nel materno invece avremo H19. Infatti, rispettivamente, se andiamo a vedere il paterno abbiamo detto che in questo caso esprime IGF2. Tuttavia ha un imprinting materno. Perché? Perché l'allele che troviamo attivo sul materno in questo caso va a silenziarlo. Quindi imprinting materno. E vedremo più in avanti che c'è un centro di metilazione qui che porta ad una disattivazione di un allele e dell'attivazione dell'altra, in base a se ci troviamo nel cromosoma materno dell'11 o paterno dell'11. E qual è la funzione, diciamo, di questi due geni e nel particolare di questi due alleli che stiamo prendendo in considerazione, di H19 e di IGF2? Principalmente la loro funzione è H19 produce degli RNA, la cui funzione è diversa, va ad agire su diversi geni, ma principalmente porta ad inibire la crescita. Quindi inibizione della crescita. Mentre al contrario, IGF2, il paterno, quello che porta a fare, porta a produrre un fattore di crescita dell'insulina e principalmente qual è la funzione di quest'ultima? Di
La funzione è quella di far sviluppare il feto. O meglio, di portare genericamente ad uno sviluppo. E quindi ci ricolleghiamo al caso di prima. In questo caso vediamo che con un imprinting paterno, quello che succede è l'espressione materna, si cerca di inibire la crescita. Invece, un imprinting materno e l'espressione dell'allele paterno, invece vuole portare ad uno sviluppo, vuole portare ad uno sviluppo. Ok, a questo punto diamo un occhio alla prima casistica, la casistica in cui possiamo avere delle delezioni. Prendiamo in considerazione il cromosoma 11 materno, in cui abbiamo un imprinting paterno, e l'espressione del gene materno, in questo caso di questo allele H19. Quello che succede? Prendiamo caso in cui abbiamo una delezione. E lo segno così, più e meno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in uno di questi due cromosomi, per quanto riguarda l'H19, io ho la delezione dell'H19. Facciamo caso prima che ho la delezione qui dell'H19, quindi il mio meno, mentre il più la presento in quello materno. In questo caso sarà tutto ok. Perché? Perché anche se mi viene deleto l'H19 qui, c'era già un imprinting materno, quindi era già silenziato e non viene utilizzato perché abbiamo detto che l'imprinting mi porta ad un'espressione monoallelica e quindi non c'è nessun problema. Cosa succede tuttavia se quello deleto è quello che si trova sul cromosoma materno in cui troviamo un imprinting paterno ed è già spento IGF2? Quello che succede è che la rimozione di quest'ultimo mi dà sì un'altra copia qui, ma questa copia è silenziata e quindi ho l'assenza di H19 e quindi non va bene. Non va bene. E visto che abbiamo detto che H19 ciò che mi porta a fare è l'inibizione della crescita, in questo caso io rimarrei soltanto con la copia di IGF2 sul cromosoma paterno che invece mi dice sviluppati, sviluppati. E questo sviluppo mi porterà ad un eccessivo sviluppo. E quindi avremo, in questo caso si è visto nei murini, in questi topolini, un'eccessiva crescita, una crescita circa del 140% rispetto al normale. Se invece abbiamo il caso della delezione in entrambe, abbiamo sempre questa situazione. Perché? Perché tanto qui era spento H19 epigeneticamente e quindi non mi dà quel problema. Vediamo ora il caso opposto. Vediamo ora la delezione. Quindi qua abbiamo preso in considerazione H19. Vediamo ora invece il caso di IGF2. Ok, IGF2, una sua delezione. Anche qui facciamo più meno. Ok, ho la delezione di IGF2 nel cromosoma materno, dove in realtà abbiamo un imprinting paterno, quindi dove è già silenziato, non mi dà nessun problema. Perché? Perché qui ho l'altra coppia funzionante. Quindi anche qui tutto ok. Ho invece la delezione a livello del cromosoma 11 paterno di IGF2, mentre qui ho la coppia, ma questa coppia è silenziata e quindi non va bene. E perché non va bene in questo caso? Beh, non va bene perché succede l'opposto. Mi viene a mancare IGF2 che mi porta allo sviluppo. Con che cosa rimango? H19, che è in realtà l'allele materno, ma che qui è silenziato nel paterno. Ho il cromosoma 11 materno che ce l'ha attivo, IGF2 non è attivo. Quindi, avendo attivo questo, cosa mi porta? Inibizione della crescita. E quindi, se qua ho un eccessivo sviluppo, qui avrò un poco sviluppo. Perfetto, a questo punto diamo un occhio ad un'altra tematica che si ricollega successivamente a ciò che diremo nelle malattie dell'uomo. Ok, e questa tematica, mettiamoci qui, questa tematica riguarda le cosiddette disomie uniparentali.
Queste principalmente cosa sono? Allora, se qui abbiamo detto che l'imprinting ha un fattore importante per lo sviluppo, per avere uno sviluppo equilibrato, ok? E abbiamo dei geni attivi sul cromosoma materno e gli stessi geni disattivi sul cromosoma paterno e l'opposto. Quello che succede è che se io per caso eredito, per esempio, 2-11 solo dalla madre e non dal padre, quello che succede lo vediamo ora tra poco. Quindi, disomie uniparentali. Queste possono essere dati da diversi eventi, di cui ora non entro nel dettaglio perché ne ho già parlato. Però abbiamo degli eventi di non disgiunzione. Nel momento in cui parliamo di eventi di non disgiunzione, sappiamo essere causati soprattutto dalla parte materna, per tutto ciò che abbiamo discusso che riguarda il ringiovinamento meiotico che viene a mancare. Ok, quindi ci possiamo trovare in un caso in cui abbiamo due cromosomi 11 materni e mi viene a mancare l'apporto paterno. E dopo andremo a vedere quali sono le complicazioni che può dare tutto ciò. Poi abbiamo un secondo caso in cui ho una trisomia dell'11 nello zigote. Ma sappiamo che al contrario della trisomia del 13, 18 e 21 che arrivano alla nascita, le trisomie dell'11 normalmente non arrivano alla nascita e hanno un aborto spontaneo. Quindi il fatto che arrivi alla nascita un'iniziale trisomia dell'11 vuol dire che c'è stata una fase, diciamo, di correzione attraverso l'espulsione di uno di questi cromosomi 11, uno di questi tre cromosomi 11. Ma noi abbiamo due copie che derivano dalla mamma, per esempio, ed una copia che deriva dal padre. E quindi noi abbiamo bisogno di mantenere una copia dalla madre e dal padre. Se viene rigettata fuori quella dal padre, ricadiamo nella stessa situazione di prima. Quindi qua abbiamo eventi di correzione, come per esempio ritardo anafasico, di cui ho discusso molto bene in un altro video. Poi, un terzo caso, ce ne sono diversi ma elenco solo il terzo, possiamo avere uno zigote monosomico per l'11. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha 22 cromosomi, e ha 22 coppie di cromosomi agli eterosomi, quindi come 23esima coppia, tuttavia la sua 11esima coppia viene a mancare perché ne ha soltanto uno di 11. E quello che succede a questo punto è che tende a compensare facendo una coppia di per sé. Ma se va ad effettuare una coppia di per sé, e per esempio deriva questa volta dal padre, avremo una disomia dell'11 ed entrambi verranno dal padre. Ok, vediamo in che modo si traduce tutto ciò. Prendiamo il caso di una non disgiunzione e abbiamo due materni, ok? Quindi mi metto qui accanto. Abbiamo i due materni. Ho H19 e IGF2. Anche in questo caso, quindi in entrambi i materni, il controllo epigenetico, quindi dell'imprinting, cosa mi porta? Mi porta ad un imprinting paterno e un'espressione dell'allele materno. Quindi alla fine io avrò due copie funzionali, due alleli che mi funzionano e producono, quindi un'espressione biallelica, quando abbiamo detto che dovrebbe essere monoallelica. Non c'è questo compenso, ma tende ad andare verso l'attività di H19, che in questo caso è inibire la crescita. E ora incominciamo a vedere nell'uomo effettivamente ciò che succede. Nell'uomo questa condizione ha un nome, e il nome di questa condizione, metto qua sopra in rosso, è la sindrome di Silver-Russell, in cui principalmente quello che succede è che abbiamo una crescita non ben sviluppata, ma molto ridotta, con un insieme di problematiche che riguardano comunque una deformazione degli organi, problematiche anche per quanto riguarda ritardi mentali e così via. Ora, prendiamo invece l'altro caso. Prendiamo l'altro caso dello zigote monosomico che deriva dal padre, quindi avremo l'ovocita che sarà nullisomico per l'11, non presenterà l'11, il padre ne presenterà uno e dovrà compensare successivamente creandone un altro, ok? Quindi mi trovo in questa condizione. H19
EIGF2. Cosa succede a questo punto? A questo punto succede l'opposto. Perché? Perché in questo caso mi trovo con un imprinting materno, perché questi geni, che normalmente sono i cui alleli normalmente sono attivi nel materno, mi ritrovo all'interno di tutti e due i cromosomi paterni e quindi sono silenziati epigeneticamente. E ho soltanto IGF2 attivo. IGF2 cosa mi porta? Ad un incremento dello sviluppo. E questo, anche qui, mi porta ad una sindrome nell'uomo che si chiama, spero di scriverla giusta, di Beckwith-Wiedemann. E questo porta ad un insieme di complicazioni, perché comunque porta ad uno sviluppo eccessivo di organi, porta ad uno sviluppo eccessivo magari della lingua pure, quindi una macroglossia, tanto che non riescono a tenerla dentro e tende a protrurre fuori, un po' come chi soffre di, un po' come chi ha la sindrome di Down, diciamo. E hanno un'altezza, sono molto sviluppati per quanto riguarda la loro altezza. Ora, cerchiamo di capire cosa avviene effettivamente a livello genetico, a livello proprio del gene stesso, però anche qui non entro troppo nei dettagli perché ci sono tantissimi dettagli molto, molto, molto complessi che rendono l'argomento complessissimo, quindi cercherò di rimanere nella base. Allora, noi abbiamo qui cromosoma 11 materno e qui il cromosoma 11 paterno, ok? Questa regione nel centro è la regione ICR, ovvero sia la regione di controllo epigenetico, quindi del controllo dell'imprinting epigenetico. Quello che succede è che posso trovare due situazioni. Qui ho un insulator, ok? Questa regione può essere o metilata, come in questo caso, o demetilata. Vediamo il caso della madre. Qui abbiamo l'allele H19, che è espresso appunto nella madre, e troviamo il caso dell'imprinting paterno, quindi IGF2 non deve essere espresso. Infatti vediamo qui la freccia del promotore che mi indica che si sta esprimendo questo allele mentre quest'ultimo non è espresso. Cosa succede qui? Succede che sull'insulator che non è metilato, quindi la cui citosina, noi sappiamo che abbiamo adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, guanina e qui citosina, quello che succede è che abbiamo questa tipologia di metilazioni. Quindi sulle citosine abbiamo l'aggiunta del gruppo CH3. E a cosa serve principalmente questa metilazione? Allora, è più facile vedere il caso piuttosto che spiegarla. Quello che succede è che qui viene a mancare a livello dell'insulator questa metilazione. Venendo a mancare si può legare un complesso proteico che si chiama CTCF e qui ci troviamo all'interno della regione di controllo dell'imprinting. Quello che succede è che si lega questo CTCF ed è come un muro, ok? Qui abbiamo l'enhancer che è un intensificatore. La sua funzione è quella, diciamo, di andare ad attivarmi un allele e portare la sua espressione. Infatti quello che fa l'enhancer è trovare questo allele e attivarlo. Tuttavia, qui è come se trovasse un muro e non può andare oltre. Quindi non abbiamo la possibilità che vada oltre e per questo non viene espresso IGF2, che è l'allele paterno. Per questo diciamo che ci troviamo con un'espressione di H19 che è materno e un imprinting paterno. E ricordiamoci che ci troviamo sul cromosoma 11 materno. Nel secondo caso, invece, abbiamo questa metilazione a livello dell'insulator. Questa metilazione porta all'incapacità di legarsi del complesso CTCF e, tra l'altro, queste metilazioni portano ad un'incapacità di fare esprimere H19 perché vanno ad intoccare anche il promotore. E quindi, a questo punto, il mio enhancer, quello che farà sarà andare ed attivare IGF2, ma qui non riuscirà ad effettuare un'attivazione. Per questo ci troviamo nel cromosoma paterno 11 e quello che abbiamo sarà l'espressione dell'allele paterno e un imprinting materno, perché appunto H19 che attivo nel materno qui non risulta attivo. Ora
Vediamo due casi. Il caso delle disomie che abbiamo visto prima. Quindi, per esempio, ci troviamo nella condizione in cui abbiamo due undici materni. Quello che succede avendo due undici materni è questo, principalmente. Abbiamo due copie e si produce soltanto H19, ok? Stessa cosa, paterno. Abbiamo soltanto questi, abbiamo due copie di questi. E quindi non si produce H19, si produce soltanto IGF2, perché abbiamo le metilazioni qui. Ora, il secondo caso che dobbiamo vedere, ed è molto importante anche quest'ultimo, sono le epimutazioni. Le epimutazioni sono quelle mutazioni che avvengono a livello del centro di imprinting epigenetico, quindi non sul DNA ma sul centro di imprinting epigenetico, che è quel sistema che mi porta alla fine a disattivare un allele ed attivare l'altro. Cosa succede? Facciamo conto che abbiamo qui una mutazione a livello di quest'ultimo nell'allele materno, e quello che succede principalmente è che si effettua una metilazione. Ok? Abbiamo una metilazione sul materno, e quindi questa metilazione che avviene sul materno non mi porta a legare CTCF e mi ritrovo nel caso di sotto. E quindi questa metilazione nel materno cosa mi porta? A non produrre H19, produrre IGF2. Qui non ho l'epimutazione, quindi è una condizione normale, e quindi anche in questo caso avrò soltanto la produzione di IGF2, nonostante io possieda un cromosoma materno. Oppure ancora può succedere il caso qui, che il centro di controllo epigenetico abbia una mutazione e invece che metilare mi trovo in una condizione di demetilazione, e quindi nella condizione di sopra, e non mi porta a produrre il gene IGF2. Quindi, come ben vediamo, ci sono diverse tipologie che mi possono portare ad una data malattia. Ok, a questo punto vi starete chiedendo, ma come facciamo a sapere effettivamente se ci troviamo in un caso di disomia? Disomia, per esempio, dell'11, che sia materna o paterna, perché effettivamente noi nel cariotipo vediamo due 11, ma non riusciamo a comprendere se è un 11 del padre o della madre, o se sono entrambi del padre o della madre. Per questo esiste comunque la tecnica dello studio del cosiddetto metiloma, ovvero sia noi sappiamo che nella condizione normale io dovrei avere, in questo caso quello superiore, 0% di metilazione. Invece in questo caso qua sotto dovrei avere il 100% della metilazione. E quindi nel complessivo il mio metiloma, per quanto riguarda l'11, dovrebbe essere del 50%. Ok? Quello che succede nel momento in cui abbiamo, per esempio, una disomia e quindi abbiamo due materni, è che ci troviamo in una condizione 0%, 0%. E quindi il mio metiloma sarà 0%. Invece in cui ci troviamo in quello paterno, avremo entrambi metilati. Quindi il mio metiloma sarà al 100%. Ci sono anche i casi intermedi. Ma come possiamo vederlo? Principalmente, quindi abbiamo detto metiloma, si fa l'analisi del metiloma, e ci sono diverse tecniche, ma diciamo una delle più utilizzate è il pirosequenziamento. Pirosequenziamento. Vediamo ora altre due malattie che sono collegate a difetti nell'imprinting, quindi in questo controllo epigenetico. In questo caso ci spostiamo dal cromosoma 11 al cromosoma 15, e queste malattie sono la malattia di Prader-Willi o sindrome di Prader-Willi e la sindrome di Engelmann. Quindi abbiamo detto che ci mettiamo sul 15. Faccio sempre dello stesso colore, quindi il rosso sarà il materno, faccio più grande, mentre il blu sarà il paterno. Mi metto qua. Ok, mi sposto. Quindi qua avremo il 15, mentre qui sotto 15 materno, mentre qui sotto avremo il 15 paterno. Ora, in realtà non avviene su tutto il 15, ma avviene sul braccio lungo del 15, nella regione 11 e poi nella sua sottobanda relativa. Quindi, se vogliamo scriverla tutto bene, scriveremo 15, Q, 11, 13. Però,
L'idea è che non avviene su tutto il 15, ma su una regione, che normalmente il problema qui è che viene deleta, molto spesso, per un problema relativo ai dupliconi, che sono dei tratti che presentano un'alta omologia, che durante il crossing over possono portare due cromosomi 15 a non essere perfettamente allineati quando si devono scambiare dei segmenti, ma ad essere un po' sfalsati, e quindi mi può portare alla delezione o all'acquisto in un'altra parte di questi ultimi. Quindi, 15 materno e 15 paterno. Quello che succede è che avremo qui nel centro, faccio di questo colore, IC. Che cos'è? È il centro di controllo dell'imprinting. E nello stesso momento lo avremo anche in quello paterno. IC. Perfetto. All'interno di questa regione, del materno, avremo la regione cosiddetta Angelman. Ok? Invece all'interno di quest'altra regione, nel materno, avremo la regione Prader-Willi. Ok? Stessa cosa avviene qui. Avremo la regione Angelman e la regione Prader-Willi. Ora, la Prader-Willi ha un imprinting materno. Perché? Perché, come dice il termine, Prader, padre. Quindi l'espressione dell'allele sta sul cromosoma paterno. Quindi metto qua, Prader-Willi, l'espressione, quindi espressione allele paterno. Quindi, se l'espressione dell'allele paterno, questo implica che ci sarà un imprinting materno, perché sul cromosoma 15 paterno Prader-Willi deve esserci e deve essere attiva, ma al centro dell'imprinting mi deve disattivare quest'altra parte di alleli che sono quelli materni, quindi imprinting materno. A cosa sarà associata invece la regione Angelman? Man, e qui la scrivo tutta, sarà associata ad un'espressione di questi diversi alleli in questa regione, quindi alleli, in questo caso sarà materna, mentre l'imprinting sarà paterno. Paterno. E rivediamo questa cosa assieme ancora. Quindi, centro di imprinting, mi deve disattivare un insieme di alleli di una regione, Angelman o Prader-Willi, e nello stesso momento deve fare lo stesso, ma in maniera opposta, andando a disattivare l'altro allele o l'altro gruppo di alleli nel cromosoma paterno. Nella Prader-Willi, nella regione Prader-Willi, quello che succede è che questa Prader-Willi ha un'espressione degli alleli nel paterno, quindi qui è relativa al paterno, quindi questo centro di imprinting mi disattiverà quelli materni, infatti avrò un imprinting materno, mentre la regione di Angelman sarà attiva qui a livello del cromosoma 15 materno, perché il centro di imprinting mi porterà ad una sua espressione, ma nello stesso momento farà l'opposto rispetto a questo centro di imprinting, andandomi ora a disattivare la regione del Prader-Willi. Per questo avrò una condizione di imprinting paterno, invece, per quanto riguarda quest'ultima. Ora, in che modo sviluppo la malattia? Perché dicendo questo non ho la malattia, perché ho un equilibrio di entrambi. Qui ho l'espressione di questa regione, qui ho l'espressione invece di quest'altra regione. E quindi, in che modo arrivo alla malattia? Arrivo alla malattia nel momento in cui si verificano uno di questi casi. Quindi mi metto qua, perché lo spazio sta diventando poco, quindi caso 1, caso 2, quindi caso 1 ho la delezione, e questo avviene all'incirca del 70% dei casi. Caso 2 ho una disomia, ok? E prendiamo questi due casi, quindi la delezione è il 70%. Prendiamo caso che io ho la delezione della regione che mi contiene tutti gli alleli dell'Angelman nel paterno.
Questo mi dà un problema, vediamo. Engelmann, espressione alleli nel materno, quindi è espresso qua. Questo vuol dire che se mi manca nel paterno non mi dà nessun problema perché è silenziato. Invece se mi va a mancare nel materno, quello che succede è che io, la regione Prader-Willi è silenziata, quella di Engelmann dovrebbe essere attiva, in questo caso la delezione mi porta a non presentare effettivamente questa regione. E qua sotto invece, in quella paterna, non è attiva perché c'è l'imprinting materno. E questo cosa mi porta? Mi porta a sviluppare la malattia. Mi porta a sviluppare la sindrome di Engelmann che ha diversi aspetti. Allora, abbiamo un ritardo mentale molto grave. Abbiamo un insieme di dismorfismi facciali. Anche loro presentano una bocca che tende ad essere piuttosto grande, con i denti spaziati e la lingua a volte che è pure sporgente, e una particolarità loro è che tendono ad essere quasi sempre sorridenti, cioè li vedete e sono molto sorridenti. E un'altra cosa, tuttavia, nonostante l'essere particolarmente sorridenti, nella maggior parte dei casi hanno una mancanza della parola. E ci possono essere anche crisi epilettiche. Ora, dopo vi darò un modo per ricordarlo in maniera più semplice, però ora per farvi capire il concetto. Successivamente abbiamo visto la Engelmann, vediamo la Prader-Willi. La Prader-Willi in cui viene ad esserci la delezione. La delezione è in quella paterna, ok? La Prader-Willi ha un'espressione dell'allele nel paterno. E quindi, se mi viene a mancare la Prader-Willi, l'Engelmann è silenziata. Qui la Prader-Willi è silenziata, se mi viene a mancare, anche qui mi dà la malattia. Se mi veniva a mancare nel materno, non mi dava nessun problema. Quindi, Prader-Willi, anch'essa, mi dà dei problemi, nel particolare è associata a iperfagia, quindi obesità. E inoltre, ad una bassa statura. Quindi, tendono ad essere bassi. Però diciamo che tra le due, quella di Engelmann tende ad essere molto più grave. Ora, qual è un metodo semplice per ricordarsi Engelmann e Prader-Willi? Basta pensare, Engelmann alla fine man è simile a mam, e quindi prendiamo questa parola, mam, poi Prader-Willi è come dire padre Willy, quindi una è mam e l'altra è padre, mamma e papà, quindi Engelmann, Engelmann, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho questa malattia in assenza del contributo materno. Infatti, abbiamo visto Engelmann, delezione, la delezione mi viene a mancare il contributo materno. Invece Prader-Willi, padre Willy, in questo caso mi viene a mancare, ho la sindrome nel momento in cui mi manca la regione paterna del padre. Infatti ho Prader-Willi, espressione allele paterna, e quindi qui. Quindi ce l'ho nel momento in cui mi viene a mancare questa regione. Ok, quindi ricordate Engelmann, questa qua, da mam, quindi mancanza dell'assetto, mancanza della regione materna. Prader-Willi invece da padre. Quindi la mancanza invece dell'allele paterno. Perfetto. L'ultima cosa per concludere questo argomento molto faticoso, come ben si può vedere, è quella là di citare una questione anche qui fondamentale. Prendiamo questo nostro spermatozoo, ok? E l'ultimo spazio che mi rimane è qui. Quindi io ho questo spermatozoo. Perfetto. Questo spermatozoo si è sviluppato, ma prima di svilupparsi, cosa succede? Succede che comunque nello spermatogonio, che è la cellula diploide, prendiamo la coppia dei 15, ok? Io possiedo un 15 materno e un 15 paterno, perché questo 15 l'avrà ereditato appunto dalla mamma, il soggetto preso in questione, e il 15 dal papà. E quindi, se
La mamma, nello stesso momento, l'ovocita, presenterà un 15 derivato dalla mamma e il 15 derivato dal papà, questo vuol dire che c'è il caso in cui l'ovocita mi mandi il 15 del papà e lo spermatozoo invece contenga il 15 del papà pure e ci sia una disomia? La risposta è no, perché nel momento in cui vengono a formarsi questi gameti si cancella completamente l'imprinting che c'era su quest'ultimi e quindi non esisterà più il materno o il paterno. Verrà ad esistere soltanto nel momento in cui avverrà la fecondazione e quello contenuto all'interno dello spermatozoo diventerà paterno, mentre quello contenuto nell'ovocita sarà quello materno. Ok, con questo ho finito tutto. Spero che il video sia stato utile. So che magari ci sono stati dei punti un po' difficili da seguire, ma per questo mi invito a ridare un occhio, a fermare il video e a riflettere su questi passaggi, perché comunque è un qualcosa di molto fondamentale per quanto riguarda l'epigenetica. E se avete qualche domanda, chiedete pure nella sezione dei commenti. Ma ancora più importante per me è che possiate dare un occhio al link che trovate in descrizione. Grazie mille.